L'assessora all'ambiente Monia Monni, nell'informativa preliminare al Consiglio regionale, ha illustrato gli obiettivi generali che dovrà contenere il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, che prevedono di portare a zero la percentuale di popolazione esposta a superamenti del valore limite di biossido di azoto e materiale particolato fine, PM10, ridurre la percentuale della popolazione esposta a livelli di ozono superiori al valore obiettivo, mantenere una buona qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono stabilmente al di sotto dei valori limite. Le azioni, ha spiegato l'assessora, sono finalizzate a incidere sulle principali sorgenti di inquinamento e quindi prevalentemente sul riscaldamento domestico a biomasse per quanto riguarda le polveri fini e sul traffico per quanto riguarda gli ossidi di azoto. Tra le aree di maggior criticità emergono quelle della Piana Lucchese Pistoiese e del Comune di Firenze, che sono state oggetto di sentenze della Corte di Giustizia Europea per superamento di PM10 e biossido di azoto. Al dibattito sull'informativa sul piano regionale per la qualità dell'aria ambiente è seguito l'esame e il voto sulle proposte di risoluzione collegate, con 24 voti a favore di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle e 9 contrari di Fratelli d'Italia e Lega, è stato approvato l'atto del Partito Democratico che impegna l'esecutivo regionale a prevedere la necessità di continuare a sostenere con interventi specifici le aree che in termini di qualità dell'aria presentano maggiori criticità. Con la comunicazione dell'assessore Monni oggi si dà avvio formale alla stesura del nuovo piano dell'aria, che deve, come da raccomandazioni da più parti arrivate in aula, superare le emergenze come quelle che abbiamo visto nella piana della Lucchesia o di Pistoia legate per esempio ai caminetti, un piano dell'aria che deve tenere al centro del proprio pensiero, del proprio obiettivo la salute dei cittadini, non in termini emergenziali ma di prevenzione, di tutela della salute, facendo anche un passaggio davvero culturale con i cittadini che devono comprendere che ogni piccola azione da parte nostra concorre a avere aria più pulita e quindi la salute sarà sicuramente migliore. È evidente che nel piano dei rifiuti dell'area deve essere contemplato anche tutto quello che parla di distretti industriali, di grandi insediamenti industriali che devono in qualche modo attivare tutte le azioni che nel piano della qualità dell'aria saranno previste. Insomma, passare da un chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati a davvero attivare un percorso culturale con l'amministrazione, con i cittadini, perché in questa regione non si incorra più nelle infrazioni, ma si curi la qualità dell'aria per il rispetto di chi abita in questa meravigliosa Toscana. Lo dobbiamo alla Toscana, alla bellezza, al territorio, lo dobbiamo ai nostri cittadini. Diciamo che l'assessore ci ha dato qualche informativa ulteriore rispetto ai documenti che avevamo. Io ho fatto una breve cronologia dove l'Italia era stata sanzionata nel 2014 e 2015. La Regione Toscana ha istituito una commissione, un coordinamento fatto da tantissime persone, diciamo, che potevano in qualche modo darci delle informazioni e salvaguardare determinate situazioni negative. In realtà, questo nel 2017, nel 2020 e nel 2022 arrivano altre due sanzioni della Corte Europea di Giustizia, una per la piana lucchese e una per la zona Prato-Pistoia per quel che riguarda il PM10 e per quanto riguarda il biossido d'azoto per quel che riguarda l'agglomerato di Firenze. Ora io mi domando che nelle nostre note il quadro sanitario è una lettera di intenti e basta, cioè c'è scritto ben poco, per cui al di là di quello che dice l'assessore, che sembra vogliano fare qualcosa, in realtà per ora quello che è scritto è veramente solo una lettera di intenti, quindi noi come Lega saremo attenti e vigileremo perché
queste belle cose, queste belle lettere di intenti si traducano in fatti concreti, perché ad oggi siamo sotto infrazione. Oggi è avviato in Consiglio regionale con l'informativa il processo per portare al nuovo piano della qualità dell'aria, che essendo un piano di pianificazione del territorio necessariamente ha un percorso molto lungo, esattamente come quello del piano regionale di sviluppo, esattamente come il piano dei rifiuti. Si fa le cose all'incontrario in Toscana, prima si è intervenuti mesi fa con una legge molto dura nei confronti dei comuni, perché di fatto si è scaricato sui comuni stessi l'obbligo dell'accatastamento degli impianti e in particolar modo i controlli, prevedendo anche il diritto di rivalsa, ovvero sia il diritto della regione di scaricare sui comuni stessi i costi dell'eventuale condanna che il governo italiano dovesse scaricare a sua volta sulla regione toscana per la situazione e di Firenze, l'inquinamento in modo particolare dovuto, come da centralina di Viale Gramsci, all'inquinamento da veicoli, oppure la piana Lucca, Pisa, Valdarno, per quanto riguarda soprattutto l'inquinamento derivante dalle biomasse. In entrambi i casi i bandi fatti in questi anni da parte della regione toscana non hanno sortito effetti e sono mancati gli investimenti sulle infrastrutture per ridurre l'inquinamento. L'informativa che è stata presentata oggi potrebbe essere la replica di quella che ci è stata fatta 5 anni fa. I passi avanti sono stati pochi, timidi e probabilmente legati più che altro al cambiamento di abitudini che hanno avuto le persone durante il periodo Covid. Quindi o le risorse non sono state ben impiegate o le azioni che sono state messe in campo non erano giuste o non erano a sufficienza. In ogni caso c'è una grande responsabilità di questa regione se ancora oggi nell'agglomerato fiorentino e nella piana del Pistoiese si assiste a degli sforamenti continui che mettono l'Italia e nello specifico in questo caso la Toscana in procedura di infrazione. Negli atti che abbiamo presentato abbiamo chiesto innanzitutto maggiore attenzione su tutti gli aspetti del monitoraggio e sul maggiore finanziamento di tutte le risorse che sono adatte per ridurre queste emissioni e quindi maggiore trasporto pubblico, maggiore intermodalità, e questo ha molto a che vedere anche con il trasporto pubblico urbano, soprattutto nell'area fiorentina, e soprattutto maggiori risorse per quanto riguarda le emissioni che vengono dal riscaldamento, maggiori investimenti sulla riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Il Movimento 5 Stelle con il superbonus, che è stato criticato in tutti i modi possibili, ma è stato uno dei più efficaci strumenti con cui siamo riusciti ad aiutare i privati e anche il settore pubblico nella riqualificazione che ci chiede l'Europa. È stato affossato da questo governo e neanche ben voluto da quello precedente, soprattutto dal PD. Il Movimento ha fatto degli atti, l'ex ministro Costa ha investito molto, ad esempio, nella scorsa legislatura, nel 2020, sul risanamento ambientale, soprattutto dell'aria. Se tutte queste risorse non sono servite perché non è stata efficace l'azione della scorsa giunta e in questo momento evidentemente anche di questa. Sì, abbiamo sostenuto la proposta della nostra assessora Monni rispetto a un piano che mette in evidenza come la qualità dell'aria in Toscana sia migliorata, ci sia un trend positivo, servono le politiche attuate da parte della regione per migliorare anche dei contesti urbani più complessi, due sono elementi di criticità nell'area di Lucca, nell'area di Firenze, ma che trovano un elemento di grande miglioramento grazie anche alle politiche fatte dalla regione toscana, un incentivo a lavorare in sinergia con la comunità europea, quindi rispetto alla possibilità di intervenire in maniera puntuale facendo presenti anche le peculiarità di alcuni territori toscani, e su questo abbiamo sostenuto una risoluzione votata a maggioranza da parte della nostra coalizione che governa la regione toscana, Italia Viva e Partito Democratico. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo economico annuale per l'esercizio 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana. Il palese ritardo è motivato poiché la Giunta regionale ha approvato la delibera di indirizzo indispensabile per l'elaborazione del preventivo nell'ottobre 2022. Guardando ai dati del bilancio, il valore della produzione per il 2022 si assesta a circa 52.350.000 euro, dunque più 0,96% sul preventivo 2021. I contributi della Regione ammontano a 48.075.000 euro, in aumento rispetto al 2021.
Non va bene perché limita le prerogative dei consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione di incidere circa l'analisi di un bilancio preventivo. Il bilancio preventivo serve perché tu mi presenti qual è la tua idea di investimenti, spese, dove vuoi spendere, dove vuoi risparmiare. Se me lo presenti a un anno e mezzo dopo che l'hai fatto, cioè mi presenti a maggio del 2023 un bilancio che prevedeva le spese del 2022, diciamo che non è corretto, quindi anche in aula non me la sono sentita di non sottolineare questo aspetto. ARPAT è un'agenzia assolutamente importante per la Regione in un momento come questo, dove dovrà fare tanta vigilanza rispetto ai progetti, alle grandi opere che ci saranno nel PNRR. Va un po' meglio l'aspetto ormai un po' annoso della mancanza di personale, però bisogna che ARPAT sia messo in condizioni, da chi deve farlo, di presentare alla Giunta prima, al Consiglio poi, un bilancio che possa dare ai consiglieri, ai commissari tutti, la possibilità di incidere sulle scelte. Un ritardo che sostanzialmente mette in difficoltà tutti, come ha correttamente anche riconosciuto la Presidente della Quarta Commissione De Robertis nel rappresentare l'atto alla Commissione. Non solo, noi abbiamo nel corso della Commissione, così come durante la discussione in Aula, evidenziato un tema ancora più grande, che è quello per cui, lo posso testimoniare io che sono solo 6-7 mesi qui in Regione, la maggior parte, la stragrande maggior parte dei bilanci delle società partecipate arrivano con un ritardo inaccettabile. E questo probabilmente è una riflessione da farsi, nessuno me ne voglia, anche in virtù probabilmente della delega che il Presidente della Regione ha e che probabilmente non riesce a dar seguito come dovrebbe dare. Da questo punto di vista abbiamo sollecitato una riflessione seria perché il quadro è un quadro già di per sé inaccettabile. Inoltre abbiamo evidenziato il fatto, come dicano i revisori dei conti e la stessa Giunta, che siamo di fronte a una situazione in cui il personale che si è aggiunto potrebbe però avere, diciamo, delle ripercussioni in termini proprio di bilancio. È una sollecitazione, un'osservazione fatta dai revisori, così come è lo stesso ARPAT che precisa come il ritardo dello stesso bilancio è causa diretta della Giunta e dei ritardi nell'operazione della Giunta. A questo un'ultima nota importante aggiungere è che chiaramente ARPAT è un organismo particolarmente importante, all'attenzione dei media quanto non mai in questo momento, tant'è vero che nel corso della Commissione ci sono stati parecchi interventi da parte dei riferimenti di ARPAT anche sul tema del CEU, rispetto al quale mi sono riservato, avendo ricevuto solamente in data di ieri i verbali, ulteriori note una volta approfondito quello che è emerso dalla Commissione, ma è ovvio che questo quadro di ritardi consistenti, a maggior ragione per ARPAT, non può andare e infatti la Lega ha votato contrario sia in Commissione che ovviamente durante il Consiglio. Sì, su ARPAT si è raggiunto il massimo all'interno di un bilancio di 14 miliardi della Regione, per il quale si investe oltre 50 milioni di euro per il funzionamento dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale. Il Consiglio è stato chiamato a ratificare il bilancio di previsione 2022. Avete capito bene? Ratificare il bilancio di previsione 2022 vuol dire che tutti i giochi sono già fatti e si chiede il parere del Consiglio, o meglio la ratifica, quando gli uffici hanno già speso i soldi, hanno fatto o non fatto gli investimenti. Questo rende del tutto inutile il ruolo del Consiglio e soprattutto di coloro che sono rappresentanti dei cittadini su un tema come quello della difesa ambientale e dei controlli, che invece diventa strategico nella regione del CEU e non solo. Sì, un sostegno a un'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente molto importante. ARPAT sta riscoprendo un ruolo fondamentale per la tutela, diciamo, della qualità non soltanto dell'ambiente, ma soprattutto in un contesto come quello attuale, dove molti lavori stanno partendo e dove serve vigilare anche sulla qualità ovviamente della nostra vita nel territorio toscano. Quindi da parte nostra un ruolo strategico fondamentale che viene data a conferma e sostegno
per quanto riguarda una votazione di un consiglio regionale che dà manforte a un'agenzia che ha bisogno anche a sua volta di essere supportata e rafforzata. Il Consiglio regionale ha approvato con 21 voti a favore di PD e Italia Viva, 2 voti contrari del Movimento 5 Stelle, 5 astenuti di Fratelli d'Italia e Gruppo Misto Toscana Domani, la modifica della disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare, ovvero siti già interessati da pregressa attività estrattiva, non oggetto di autorizzazioni rilasciate negli ultimi 5 anni e con limitate potenzialità estrattive residue, in cui l'attività estrattiva è finalizzata al recupero e riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza. Per incentivare il recupero di questi siti si prevede la possibilità di commercializzare il materiale estratto in una quantità tale da consentire la compensazione economica dell'intervento di recupero ambientale e di messa in sicurezza e comunque per quantità non superiori al 30% di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva. Tale possibilità viene però esclusa per i materiali ornamentali, marmo in primis, raccogliendo le sollecitazioni espresse dagli addetti ai lavori e dal mondo ambientalista. La proposta 148 prevede di creare una nuova tipologia di siti estrattivi, sono i siti da recuperare. Praticamente, lo dico in maniera molto semplice perché l'argomento è molto complicato e credo che i nostri ascoltatori siano più interessati al ripristino del paesaggio che la norma prevede rispetto ai tecnicismi ad essa legati. Ci sono tutta una in Toscana tanti siti che sono stati abbandonati e sui quali non è stato fatto un ripristino ambientale che seppur previsto per mille cause, fallimenti, recessi da contratti, per mille motivi che non sto qui ad analizzare, sono rimasti lì come sono. Passando per l'autostrada ne vediamo moltissimi anche nei nostri territori. Abbiamo introdotto una norma secondo la quale i comuni possono fare richiesta di autorizzare l'estrazione all'interno di questi siti che sono non più attivi per un massimo del 30% rispetto al volume che era stato autorizzato con l'ultima autorizzazione, comunque non superiore ai soldi, diciamo così, che costerà il progetto di ripristino. Banalizzo, se ripristinare una cava costa 5 milioni e il 30% della commercializzazione del materiale estrattivo è 7 milioni, comunque non si potrà concedere la possibilità di estrarre più di quanto l'azienda che chiede questa cosa spende per ripristinare quel sito. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo, naturalmente escludendo i materiali ornamentali, perché in alcune parti del nostro territorio, nel nord della Toscana, per esempio Carrara, diventava un problema se si autorizzava ancora di più questa cosa. Invece è proprio fatto per dire, vabbè, chi c'era prima non ha avuto la possibilità, per qualunque motivo, ripeto, di metterlo, di bonificare questo terreno, di renderlo paesaggisticamente dal punto di vista della sicurezza coerente con quel paesaggio. Diamo a chiunque ne faccia richiesta, i comuni danno a chiunque ne faccia richiesta la possibilità di ripristinarlo dandogli una compatibilità economica con l'estrazione. Assolutamente, solo per il recupero ambientale, tu puoi estrarre in funzione del progetto di recupero ambientale e naturalmente non può essere prorogato, non può essere rinnovato, abbiamo messo dei paletti molto molto importanti. Abbiamo come Partito Democratico ascoltato in questi mesi che sono decorsi dall'approvazione della Giunta ad oggi gli stakeholder, dalle associazioni ambientalisti, agli industriali, ai cittadini, e abbiamo pensato di presentare un emendamento approvato in commissione che limita questa modalità, come dicevo, non lo estende alle cave dove si estrae materiale ornamentale, perché diventava se no un riaprire un piano cave che invece in questa regione funziona. L'articolo 31 bis che è stato inserito nella normativa di fatto è un metodo per derogare alle leggi che la Regione Toscana stessa ha fatto, quindi di permettere di nuovo di fare delle estrazioni arrivando fino al 30% della quota prevista precedentemente nelle cave che già da 5 anni sono state dismesse perché hanno raggiunto il loro obiettivo. E tutto questo, lo scopo ufficialmente, è per riuscire a trovare il denaro per la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza. Denaro che doveva già essere trovato durante la vita della cava stessa,
anche perché ha prodotto nel frattempo utili alle aziende, alle ditte che hanno lavorato all'interno di queste cave, e invece adesso, diciamo, con questo escamotage normativo si ritrovano ad essere riattivate. Questo troviamo che sia grave come comportamento da parte della Regione Toscana, perché in pratica sconfessa se stessa e soprattutto sconfessa tutti gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente e al cercare di considerare la risorsa lapidea come qualcosa che andrà a esaurimento. Il fatto che si parli di coltivazione dei siti estrattivi, per esempio, secondo me è gravissimo, perché è un inganno lessicale, perché tutti vediamo quelli che sono i risultati dell'attività intensa di estrazione nelle nostre montagne, e crediamo che invece la Regione Toscana debba guardare maggiormente agli aspetti, appunto, ambientali, piuttosto che pensare soltanto agli aspetti economici, che sembrano invece essere l'unico modo in cui le nostre montagne vengono rappresentate. Era necessario provvedere alla rinaturalizzazione, che dopo 5 anni era comunque già in corso, è una messa in sicurezza che doveva essere fatta dalle aziende che già prima avevano operato, e se la normativa in qualche modo poteva agevolarli in questo, non doveva certo essere facendo un'ulteriore azione di estrazione, perché questi siti hanno già esaurito da tempo, e per questo sono stati chiusi, il loro potenziale massimo, proprio perché possa essere garantita la sicurezza. Banalmente, quindi si torna di nuovo sullo stesso argomento. No, noi non l'abbiamo approvata, ci siamo astenuti perché non ci abbiamo visto chiaro né dal punto di vista della situazione attuale dei siti estrattivi in Toscana, né rispetto all'andamento di questa proposta di legge, che era emersa a novembre in commissione, poi è scomparsa, è riapparsa dopo 6 mesi accompagnata da un paio di emendamenti del PD che hanno eliminato i siti estrattivi di materiali pregiati come marmi ed altri dalla ulteriore possibilità di riqualificazione ambientale che la norma prevede, e inoltre non ci è sinceramente piaciuto il modo attraverso il quale la maggioranza ha fatto muro rispetto a emendamenti dell'opposizione che tendevano a chiarire il contenuto della norma, che peraltro è discutibile in alcuni passaggi. Si tratta di un tema molto complesso per il quale sinceramente avremmo gradito anche la presenza dei tecnici degli uffici della Giunta per sostenere da un punto di vista dei contenuti anche la discussione sugli emendamenti. Ne prendiamo atto, per questo ci siamo astenuti, perché non vogliamo essere responsabili di una norma che non si è capito bene gli effetti che possa avere sul territorio, e dall'altra parte non vogliamo nemmeno danneggiare le aziende che faticosamente magari riescano ancora ad oggi a portare avanti attività estrattive. La preoccupazione è duplice: da una parte il fatto di non avere contezza piena di quello che succede sul territorio, perché è vero che sono i comuni che prevedono i siti che sono in esaurimento e possono essere oggetti di piani di riqualificazione, ma secondo una dizione che non è semplicissima da leggere, ovvero sia con limitate potenzialità residue del sito estrattivo, che non si capisce bene cosa voglia significare in italiano, almeno dal nostro punto di vista, perché tutti i siti estrattivi sono teoricamente esauribili, e quindi c'è un livello di discrezionalità che a noi non piace. Dunque, la Lega durante la commissione quarta congiunta alla seconda ha preso atto che le due presidenti, la presidente De Robertis e la presidente Ugetti, hanno incontrato Confindustria, esponenti di Confindustria, sul tema, senza che ne sapessimo niente, e alla nostra richiesta di poter dar luogo all'audizione dei rappresentanti di Confindustria in sede delle commissioni, proprio per permettere a tutti di condividere le considerazioni e le valutazioni di questo importante punto di riferimento, ci è stato negato. Abbiamo ritenuto questo un fatto estremamente grave, che si è aggiunto a una procedura della vicenda e dell'arrivo al voto davvero discutibile. Perché? Perché il provvedimento sulle cave viene licenziato dalla Giunta nell'ottobre del 2022, viene successivamente preso in considerazione a livello di illustrazione da parte delle commissioni nel novembre del 2022, poi tutto si ferma, tutto non va avanti, e improvvisamente invece si riattiva nel maggio, a fine maggio, a seguito di emendamenti del PD, e addirittura in un quadro dove le due presidenti hanno inteso incontrare questi riferimenti importanti, non si capisce se come presidenti di commissione o come esponenti del Partito Democratico, visto che personalmente riterrei più corretto incontrare questi riferimenti
all'interno delle commissioni. Non credo che ci fossero elementi di urgenza alla luce del fatto che si è aspettato tanti mesi per poi dare un'accelerata, e quindi questa situazione è assolutamente ingiustificabile. Ma per noi è una norma molto positiva che abbiamo votato, un progetto al quale lavoravamo da mesi, un impegno della maggioranza assunto in maniera condivisa, che dà una prospettiva di sviluppo a molte aziende in un momento importante dove c'è da fare tante opere pubbliche e non solo, dove c'è da fare molti interventi, ma nello stesso tempo mette a reddito degli interventi che rischiavano, diciamo, di essere diseconomici, e dà una risposta all'economia, allo sviluppo e soprattutto alle dinamiche imprenditoriali, quindi richiesta dai territori e quindi, diciamo, sostenuta con forza anche dal nostro partito. Rimane un po' anacronistica, diciamo, dal punto di vista molto ideologico dei 5 Stelle, che contrari a tutti anche su questo aspetto vorrebbero, diciamo, un immobilismo che la Toscana sicuramente in un contesto sociale, economico come quello attuale ovviamente non può permettersi.